Mostroburgo. Welcome. Hello? Si può? È permesso? Ciao Todd! Mostro nonna! Oh, mi tante da una terra lontana! Benvenuto a Mostroburgo, qui abitano molti mostri come me. Io sono Mostro Nonna, la capovillaggio. Sei un Todd. Una stella, dici? Ah, sei qui per vedere la nostra stella! Si trova al piano di sopra, ma è pure a vedere. E tu chi sei? Intensità vento, raffica. Vabbè. Ah, magari posso scegliere il tempo fuori per decidere cosa fa? Ho girato tutto il mondo, ma la persona più strana che ho incontrato è quel vecchio Borgo Rosa. È davvero un tipo strano, ma vale la pena incontrarlo. Ma questa non è la stella che cerco. Beh. Ah, c'è anche una canzone. A volte, se senti nel punto giusto, uno scrigno compare da nulla. Non ti è mai successo? Si chiamano tesori nascosti, perché spuntano dove non te lo aspetti. Devi trovarne ancora 38. Wow. In effetti non è che ho controllato molto. Ne ho visti dove trovarne un paio, però non li ho ancora trovati, cioè non li ho ancora presi. Non è adorabile la nostra stella, ed è anche molto talentuosa. La gente fa molta strada per venire a vederla. No, dico una stella dorata, diversa. Frammento stellare. Ah, è frammento stellare! No, ne ho mai sentito parlare. Insomma, sei venuto fino a qui per cercare un frammento stellare? Deve essere davvero importante. Qui siamo alle estreme propaggini del nostro mondo. Se non lo trovi qui, non rimane che cercare in alto. Beh, vuoi andare lassù? Ah, sei proprio un libro aperto? Ecco quel che devi fare. C'è un passaggio segreto per il cielo, nella Valle Fagiolo. Ma per arrivarci devi risalire il versante che si trova dall'altro lato del deserto. Dato che sei un tipo simpatico, ti presenterò qualcuno che può aiutarti. Paratrupa, venite! Ma sono gli scagnozzi di Bowser. Ehi! Tempo di volo, truppa? 8,52 secondi, signore. Paratrupa a rapporto, signora. Siamo a 0,52 secondi in ritardo. Mi ritengo personalmente responsabile del ritardo, signora. Sì, però... smaltiamo, ragazzi. Questo ragazzo ha bisogno di raggiungere la Valle Fagiolo. Potreste aiutarlo a risalire il versante? Affermativo, signora. L'ordine è stato ricevuto forte e chiaro. Aiutare il baffone a risalire il versante. Ora ci recheremo al versante del colle finale. Paratrupa, formazione compatta. Decollo! Vai, va. Ho capito, sono strambi ma affidabili. Vai e buona fortuna per la tua ricerca. La canzone della stella probabilmente servirà poi da metterla dal mastro Todd, quello che compone le melodie. Questo qui invece mi ha detto che se raggiungo 30 salti consecutivi con il super salto mi dà qualcosa di speciale. La porta è sigillata. Guarda, la pietra luccicante sta reagendo. Il sigillo è stato spezzato? Ma no, cos'è? Quello del... Ah, è una boss fight segreta? Io sono Crystax, cavaliere oscuro di Wanda. Sono passato in questa dimensione per combattere a fianco del mago oscuro. Tu che mi stai di fronte? Da dove arriva la tua profondità? Per quale motivo appari in maniera così tridimensionale? La malvagia entità che mi ha dato vita mi ha imprigionato in questo corpo piatto e bidimensionale. Tu sei stato creato da un potere a me sconosciuto. Desidero apprendere il segreto del tuo mondo a tre dimensioni. Te la senti di combattere contro di me? No, ho detto di no. Ma no, non è vero. Sono materia, sono antimateria. Posso vedere il passato. Posso vedere il futuro. Consumo il tempo. E consumerò anche voi. Posso non si può scappare, ma... Boh, fa terrore, non lo so. Ok, però no, ha mancato il cavo, l'ha funzionato. Sonnolina, vai. Inefficace, certo. Perché dovrebbe essere efficace? Vai. Ah. Bolla irritata. Ah. No. E allora? Vabbè, sì, oh, quanti danni fa? No, non è fattibile sta lotta. Difenditi, ma non è fattibile. Beh, difesa impossibile con tutti gli attacchi che fanno.
proprio quasi. Non conosco neanche i loro tempismi, come faccio a parare? Ma no, ma tanto se è possibile rifarla a endgame lo sfascio. A meno che lui non cresce con te di forza. In quel caso sarebbe molto difficile. Il primo game over, ma non potevo farci niente. Se io un minuto solo arrivo subito. Oh! Gobetta, che ci fai qui? Bowser, quanto tempo? Scusa se sono sparita, avevo paura di combattere contro Fabbro Magno. Da allora sono successe un sacco di cose. Ma guarda che carriera ho fatto, adesso gestisco questo negozio. E questi sono i miei piccoli. Su, fate i bravi e salutate lo zio Bowser. Ciao, zio Bowser. Anche se non posso combattere per te, qualche oggetto che ti potrà essere utile. Se ti aiuto a equipaggiarti il dovere, forse mi potrei perdonare. Non preoccuparti, non sono arrabbiato con te. Ora addio una viscagnozzi e mi riprenderò il mio castello. Ti sei fatta una vita qui, ti auguro tutto il meglio. Va bene, allora, vediamo un po' che cosa c'hai. Catenaccio spinoso, ma certo che lo voglio. Per Bowser, poi. Guscio del coraggio, sempre per Bowser. E basta. Riposati pure qui, il trio spavento. Riposiamoci. Ciao, io sono Falcetto, molto piacere. Salve, io sono Boo. Io sono Tartosso. Siamo il trio spavento. Sta dormendo. È come se dorme. Guarda che bolle fa dal naso. Forse può sentirci lo stesso mentre dorme. Ehi tu, vogliamo fare una partita a trova lo stendardo? Sì, ognuno di noi nasconderà il suo stendardo da qualche parte. Sì, e se li troverai tutti e tre vincerai un bel premio. Adesso andiamo a nascondere gli stendardi. A tra poco! Vabbè, torneranno. Svegliami allora. Sono tornato, ho nascosto il mio stendardo dietro a un fiore di legno. Sono a casa, il mio stendardo è nascosto sotto un letto verde. Rieccomi qua, non indovinerai mai dove ho nascosto il mio stendardo, l'ho messo tra una O e una A. Gli stendardi sono invisibili, quindi se pensi di essere nel posto giusto devi cercare molto attentamente. Buongiorno e addio. E buongiorno, Gli stendardi li troverò quando ho tempo, se non vi dispiace. Jay? Ah, quindi è Jonathan? Chi è? Jagger? No, come Jagger? Mi dispiace, il sensei non c'è. Per tutti i funghi. Jagger? Bowser, è una vita che non ti vedo. Sono in questo loggio sotto la guida del sensei Jinx, perché, a dire la verità, io lo sapevo che non avrei mai potuto abbattere Fabbro Magno. Ecco perché sono qui. Un giorno tornerò a essere fiero di me. Non preoccuparti. Ora di una viscagnozza e mi riprenderò il castello. Continua a fare quello che fai. Allenati come se non ci fosse un domani. Il sensei torna presto, boh, combattiamo contro di te allora. Lo sai che non c'entra piano? Sì, dai, ci penso io a te, tranquillo. Sai, magari è tipo una boss fight un po' difficilotta. Urca, siete proprio forti. Vabbè, ma non è una boss fight difficile. Cioè, è facilissima. Chi è? Sensei? Quello è Jinx? Sensei, eri qui tutto il tempo? Hai percepito il mio ki, vero? Niente male per un apprendista. Wow. Ui, il tuo stile non è perfetto come 3D. Lo so. Sono sempre pronto ad accettare una sfida. Vuoi sfidarmi? No. Con calma. Devo fare le mie cose prima. Con calma. Posso affrontare il sensei magari, dai. Vediamo un po' che combina. Va bene, vediamo come te la cavi. Ok, questo magari è più forte. Sì. Roba. Ehi, veloce. Non prendi neanche troppi danni, sembra. Vabbè, sì. Ehi. E che è?
Palla di fuoco sarà efficace su di lui? Non sembra. Ovvio, no, troppo facile. È forte, però non abbastanza. Dai, ce la posso fare. Beh, questo ormai il pattern è quello. Bene. E mo, amico mio, ci sta per te. Uyu, davvero incredibile. Di già? Ma è tutto più bello? Credo di averti sottovalutato, sei davvero forte. Ma non montarti la testa solo perché ti ho lasciato vincere. Adesso voglio la rivincita. Non c'è nessuna rivincita. Ho paura, sì. Sì. Dai! La rivincita! Non metterti a piangere se poi ti faccio male. No, no, no. Tranquillo. Ah, sempre questo attacco inizia. Ora però ha altri attacchi, c'ha. Che si fa meno male. Vabbè. Allora! Vabbè, però così non è neanche giusto, eh. Che delusione, sì, che delusione, certo. La sfida contro il tizio oscuro è difficile. Contro il sensei anche, devo tornarci quando avrò un po' più di esperienza. Ad ogni modo, anche questo video termina qui. Vi ringrazio per averlo seguito. In descrizione trovate come sempre tutti quanti i link utili. E noi ci vediamo ovviamente al prossimo video. Ciao!